Allora, oggi nuovo video come vedrete di Nell'Art. Allora, vi volevo raccontare un pochino che adesso ho cambiato un po' il video per fare le Nell'Art, insomma. Allora, come vedete qua, già l'avete visto su Facebook e su Instagram, ho fatto delle prove per fare delle Nell'Art cartoon che a me piace veramente tanto. Infatti spero che più là ce la farò fare un corso. Qui lasciate perdere la sirenetta perché praticamente... Come si dice, mi è venuta proprio male, era proprio stata una prova così. E invece, per quanto riguarda Paperino, Paperina, Pippo e Biancaneve, mi è venuti abbastanza bene, sono veramente soddisfatta, anche se ancora le righe è leggermente più grosse, però perché ho usato praticamente i pennelli nuovi di Passione Unghie, così vi dico anche come mi ci sono trovata, se trovo anche quell'altro, eccolo. Oh, aspettate che mi si è partito il filetto. Ecco qua. Allora, ho usato questi qui, quelli che vi ho fatto vedere. Questo qui, De Passione Unghie, ovviamente il super fine. E questo qui, il Kolischi 00. E con questi due pennelli mi ci sono trovata veramente, veramente da Dio. Infatti fanno le righe, vedete? Questo è il super fine. Guardate che linea fa, proprio tratteggiata, proprio sottile, sottile. E sono stata felice veramente di averli acquistati. Ecco perché veramente mi ci sono trovata da Dio proprio. Infatti, vedete, confronto... Guardate queste tip, vedete le righe come sono sottili in confronto tipo a Pikachu, vedete quanto belle larghe, o tipo questo qui la marinara o la chiappa sogni, troppo grossolane, insomma, invece così è un lavoro un po' più pulito, è un po' più carino anche da vedersi. Ieri ho fatto Pippo e queste qui erano delle prove, se sapevo che mi venivano così bene facevo il video di Nell'Art su questo. Però io volevo cambiare anche un attimino, siccome ho anche fuga di fare queste cose qui, dato che è una cosa nuova per me, di fare insomma le nail art a cartoon, che adesso mi ci sono proprio innamorata. Praticamente, per esempio, ieri ho fatto adesso Pippo, infatti oggi volevo fare vedere come realizzare Pippo, praticamente. Per esempio, che ne so, dopo oggi, non so, faccio oggi pomeriggio cappuccetto rosso. Io un altro giorno vi faccio il video di nail art di Cappuccetto Rosso come va realizzato, per esempio. Invece su altri tipi di nail art come queste no, vi faccio direttamente il video di nail art senza quello che sto a fare e basta. Perché cartoon, vi ripeto, è una cosa che mi piace tanto, quindi lo voglio fare, voglio fare prima, così dico se mi viene bene, cioè faccio anche il video per YouTube. Infatti adesso farò così, solo ovviamente cartoon, per altre robe penso di no. Infatti questa era una prova che ho voluto fare anche per testare questi due pennellini di Passione Unghie che sono veramente una bomba, sono veramente una bomba, mi piace veramente tanto. Quindi, come vi ripeto, questo se sapevo facevo il video, però vabbè, siccome ieri ho fatto Pippo, questa va bene, Biancaneve, molto carina, e andiamo a realizzare Pippo un'altra volta, ovviamente io ho un'altra... Cosa di tip de unghie, diversa da questa, anche se preferisco più queste, ma erano finite, quindi vabbè, dovuto pian questa. Non mi piace tanto, speriamo che mi ci trovo bene comunque. E ovviamente lo andrò a realizzare in questa tip qua, che io parto sempre da qua. E andiamo a realizzare Pippo e vediamo un pochino. Cioè, lo realizzo anche per voi, così se lo volete realizzare, vi volete esercitare, vedete anche un pochino come si fa, insomma, ecco. Niente, cominciamo subito con l'anellare.
ragazzi, la nail art cartoon di Pippo è finita. Adesso la volevo mettere a confronto con quell'altra. Ovviamente quell'altra mi è venuta meglio perché, scusatemi, ma col cavalletto davanti e con la videocamera davanti è un po' più complicato. Poi queste cose qui devono essere precise, però sono soddisfatto lo stesso come mi è venuto. Allora, volevo perché non prende, non metto a fuoco. Allora, vi faccio vedere il confronto con quell'altra. Eccola qua, me la metto sopra. Aspettate un attimo. Aspettate, ecco, Pippo sopra e Pippo sotto, e non, ecco, così metto a fuoco. Ovviamente, come vedete, il Pippo sopra è venuto meglio in confronto a quello sotto, perché ripeto, con quello sopra ovviamente neanche c'ho la videocamera davanti, e ovviamente queste cose qui devono essere più precise, però sono soddisfatta anche del Pippo sotto come mi è venuto, sinceramente. E sono veramente contenta. Quello sotto mi è venuto leggermente più grande perché quelle tippe sotto sono più larghe in confronto a quelle di sopra, però vabbè, niente, però alla fine mi è venuto abbastanza carino anche quello sotto, dai, alla fine non è male, mi piace comunque, ecco, così lo vedete meglio. Quello sotto di Pippo è quello che ho fatto adesso, infatti quello sopra mi è venuto molto meglio, però comunque dai, sono carini tutti e due. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questa nail art cartoon di Pippo, mettete un pollice su, mi raccomando, e sotto il video, non so, commentatemi. Noi niente, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!